Buongiorno e buon 4 maggio 2020. Oggi entriamo ufficialmente nella fase 2. Dopo 2 mesi, oggi rivedrò i miei genitori. Sono molto emozionata. Sono stata molto più tempo senza vederli in passato perché mi trovavo all'estero per mille vicissitudini di vita, ma oggi ha un sapore diverso, sono molto contenta, ovviamente bisogna stare attenti. Inizia una nuova fase, la fase che io ho rinominato in dialetto veneto Speremo ben. Speriamo bene perché dipenderà da noi, quindi. Arrivata davanti a casa dei miei, cioè è un'emozione assurda, mi sembra di essere vissuta su Marte per 2 mesi. Buongiorno, 20 maggio 2020. Sono molto presa bene perché sono appena tornata da una cosa. Mi abbasso la mascherina. Da una cosa carina, sono appena entrata in casa. Allora, questa è mascherina che mi vedete addosso, in cotone morbidissima, bellissima, cioè di tanti colori. È una mascherina che nasce da un progetto solidale. Manci Calalù, che è una onlus che se mi seguite avete già sentito nominare, perché è una onlus che da più di 12 anni sostiene progetti per bambini in difficoltà in India, ha creato questa collaborazione con Daub, un marchio di abbigliamento qui veneto, creando queste mascherine. Mascherine solidali perché il ricavato della vendita di queste mascherine in cotone morbidissime, colorate, lavabili, andrà a sostenere i progetti di Manci Calalù. Ma non è tutto, perché Manci Calalù e Daub hanno deciso di non fermare la solidarietà solo a un altro continente, all'India, ma hanno deciso di aiutare anche una realtà locale. Infatti, questa mattina è stata consegnata una donazione di mascherine all'Isola che c'è, che è una onlus padovana che aiuta appunto l'hospice pediatrico, quindi i bambini con patologie che hanno bisogno di assistenza insieme alle loro famiglie qui. Quindi mi piaceva molto parlarvi anche qui di questo progetto che lega due continenti in un periodo di lockdown in cui in realtà non possiamo spostarci, però la solidarietà va oltre. Quindi sono contenta di fare parte anche io di questa iniziativa. Io ho scelto lilla come colore. Qui sotto in descrizione vi lascio il sito di Manci Calalù dove potete trovare tutti i colori, tutte le mascherine, uomo, donna e bambino. Potete scrivere a loro, fare ordinazioni in tutta Italia e in tutta Europa. Magari ditegli che siete arrivati da qua, che mi fa piacere. Oggi è il 5 giugno 2020, ultimo giorno di scuola. Questa mattina abbiamo fatto il saluto classe per classe. Io, per chi non lo sapesse, insegno anche musica da un sacco perché avendo fatto il conservatorio, posso chiaramente farlo. È un aspetto del mio lavoro che sicuramente mi piace molto, anche se è bello impegnativo e credo che l'insegnamento sia una cosa che porta con sé una grande responsabilità. Quindi ci siamo per collegare per il saluto finale. Ma che cosa pazza! Ciao! 6 giugno 2020, non so se vedete il clima. E il tempo, in realtà io sono molto contenta che non ci sia ancora quel caldo da morire, ma oggi segna una data importante perché sono tornata qui in studio e con me c'è una personcina speciale, oh, che non posso abbracciare per colpa di questo virus, ma Piva saluta. Ciao! Sono qui perché devo registrare, per quello ho la mascherina abbassata perché cantare con la mascherina vi dirò. Devo registrare la canzone che abbiamo scritto durante questo periodo di quarantena con Francesco Cioffi e abbiamo coinvolto ovviamente il nostro Pive per, come possiamo dire, Pive, una produzione. Aspetta che sto a 1 metro da te, guarda 1 metro, Piva, che perfetta inquadratura. Per quanto concerne la produzione, giusto, Pive, la produzione musicale, arrangiamento, registrazione. Soprattutto la parte più tecnica, ecco. Esattamente, ecco, vedete che Piva ha la mascherina, abbiamo il nostro igienizzante, abbiamo tutto, si va. Cos'è che hai detto che sono stata? Sei stata brava. Dammi un attimo di vita, Piva, dammi un attimo di riverberino. Avevo scritto una canzone, ragazzi, che cosa ve lo dico a fare? Madonna mia, se sono bianca come un cadavere. Siamo in linea con Cioffi. Fammi vedere Cioffi qua. Ecco, saluta Cioffi. Esatto. E ovviamente tutto a 1 metro di distanza. Canzone fatta, adesso resta solo. Mi dispiace.
lavorarci. Buongiorno, non guardate la mia faccia perché molto presto, come potete sentire anche dalla mia voce, ho un sonno incredibile. Perin sta ancora dormendo, ma volevo immortalare questo momento perché oggi 16 giugno, oltre ad essere il nostro anniversario di matrimonio, tra l'altro oggi registreremo anche un video ask di coppia, c'è un tempo orribile, ma tornerò nella scuola dove insegno, perché tra i vari lavori che faccio c'è anche quello dell'insegnamento della musica presso questa scuola di Padova. Non entro lì da inizio marzo, quindi dopo ben 3 mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, esatto, tornerò lì per riprendere del materiale che avevo lasciato, perché adesso gli insegnanti possono tornare a scuola, ovviamente seguendo delle regole, delle cose, quindi I'm very excited. Che impressione!